Si chiama Tayane Caldas, è una giovane donna brasiliana, la quale sarebbe stata prima rapita e poi torturata da parte dell'ex compagno. La donna fa sapere: mi ha tatuato il suo nome nel viso e nel volto per marchiarmi, come se fossi di sua proprietà. Una violenza veramente assurda, bieca quella che la ragazza di 18 anni ha dovuto subire e che ha denunciato proprio l'ex partner alla polizia brasiliana, il giovane poco più grande di lei. Ha avuto la sventura di andarla a tatuare veramente in maniera bieca il suo nome e cognome, come se fosse effettivamente parlando sua. La vicenda ha turbato tutto il Brasile, un paese bellissimo, affascinante, ricco di fascino, ricco di bellezza, ma Tagliai non ci sta e dice a tutti: ribellatevi, non fate come me che ho dovuto accettare la violenza bieca di un ex compagno che ha tatuato il suo nome e cognome nel mio volto, fregandosi della mia dignità di ragazzo e di donna. Insomma, è una vicenda questa che è dell'incredibile, che ci fa capire come a volte veramente la malattia dell'uomo è quella di prendere sotto di sé una donna e schiavizzarla, ridurla all'osso e fare della donna tutto ciò che vuole. Umido, una cosa assurda. Da narratore italiano tutto, ciao a tutti.